schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Mamma Maxi Mix, che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi vi porto tre notiziole fresche fresche che ho voluto racchiudervi tutte quante in un video, quindi passiamo subito al dunque ragazzi. Allora, tanto per cominciare, come dichiarato nelle tre del 2018, chi l'ha seguito sicuramente lo saprà, c'è la versione beta di The Crew 2 che potete trovare nel motore di ricerca, la dovete cercare nel motore di ricerca del PSN, magari scrivete solo Crew e troverete la beta ragazzi, potrete già cominciare a scaricare la beta di The Crew 2 e giocarla però non da subito ragazzi, perché sarà disponibile mi sembra dal 21 o dal 20, qualcosa del genere, e quindi vabbè, sarà disponibile da quel giorno fino al 25 mi sembra, dal 20 al 25, dal 21 al 25, qualcosa del genere ragazzi. The Crew, come sapete, diciamo è un gioco di auto, ma in questo secondo capitolo di The Crew, come state vedendo dal trailer, ha portato delle cose nuove per quanto riguarda diciamo i veicoli, le modalità di gare, cazzi e mazzi, insomma, no? Come avete visto l'auto si trasforma in un veicolo acquatico, in un aereo, torna di nuovo auto, avremo molte possibilità di poter gestire diciamo la nostra auto, insomma il nostro mezzo, chiamiamolo così, perché poi non si sa che mezzo avremo, perché in base alla circostanza avremo la possibilità di cambiare mezzo. Come ho già detto, questo è il trailer ufficiale di The Crew, quindi avremo diciamo la possibilità di provarlo per questi 5 giorni e di capire se ci interesserà o meno. Poi passiamo alla seconda notizia ragazzi, come vedete ecco qui è riportata la data per diciamo per il tempo che noi potremmo avere questa beta aperta, diciamo, no? Anche perché è l'unica beta aperta, perché fino a poco tempo fa c'era una beta ma era chiusa e poi hanno rilasciato questa beta. Quindi detto questo ragazzi, scaricatela finché potete, insomma, anzi con pure largo anticipo, così in maniera tale da poterla giocare. Passiamo alla seconda notizia ragazzi. Allora, la seconda notizia la troviamo in giochi gratuiti ragazzi. C'è un giochino che è stato rilasciato gratuitamente, Fallout, aspettate che non mi ricordo, andiamo a vedere, e quindi vediamo subito ragazzi. Allora, è il primo, io qui poi sono uscito perché non l'avevo visto sinceramente, cercavo un'altra copertina, stavo cercando un'altra copertina, però è il primo di questa lista, e in questo Fallout ragazzi diciamo potremo creare la nostra comunità sotterranea, potremo un po' creare di tutto insomma, e una sorta di The Sims insomma, non so come chiamarlo, comunque è un gioco PSN gratuito. Adesso io stavo cercando qui nella ricerca però non me lo trovava, quindi automaticamente sono ritornato direttamente sui giochi. Come ho già detto non l'avevo visto subito e quindi stavo cercando, però non mandavo dettagli al video per sta cazzata insomma, quindi qui l'ho trovato, è quello lì il primo che vedete sopra, Far Cry, e andiamo a dare un'occhiata al trailer di questo gioco, anche se a me sinceramente non piace questo tipo di gioco, questo tipo di grafica, però magari a qualcuno può piacere.
a me pare non una mezza cacata, qualcosa di più, però magari c'è a chi potrà piacere questo genere di gioco. Non so se lo scaricherò, perché non so neanche se lo scaricherò, magari è capace che lo scarico e faccio una partita giusto per vedere come funziona. Non credo di portare mai un gameplay riguardo a sto gioco, non lo so, secondo me non merita, però i gusti sono gusti, magari c'è qualcuno che piace, a qualcuno che non piace. Come ho già detto, a me mi fa cagare sto gioco, ma già a livello grafico. Poi magari invece se uno ci va a giocare è pure carino, non lo so, però è da provare prima di dire mi fa cagare completamente. Qui c'hanno delle effusioni, insomma, non lo so. È da vedere, ragazzi, questo è il trailer, quindi il trailer non è che dice molto. Comunque è quello lì, Fallout Shelter, boh, come cazzo si dice, io con l'inglese non è che ci sto molto. E l'ultima diciamo notizia riguarda Fortnite. Allora, hanno rilasciato un pacchetto Battle Royale 2 per Fortnite. Non so se è un pacchetto che contenga semplicemente una skin, penso che sia solo una skin, però comunque volevo informarvi, perché diciamo non è che ci sono state grandi notizie ufficiali, e quindi ve la volevo portare io questa notizia, anche perché volevo allargare un po' il format del canale, visto che ultimamente sto portando solo GTA, e di GTA ci stanno sempre e solo quei glitch. Mi sono rotto un attimino i coglioni di portare sempre i soliti video. So che con questo video non farò visualizzazioni, non me ne frega un cazzo, però vi voglio portare la notizia. Questo qui è il pacchetto che vi dicevo di Fortnite, Battaglia Reale di Fortnite 2, pacchetto PlayStation Plus, quindi automaticamente solamente i possessori di PlayStation Plus potranno avere. Detto questo, ragazzi, spero che le notizie vi piacciono. Un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti.